capita di imbattersi a sorpresa nei controlli a sorpresa della polizia locale nel territorio. Capita di vedere che tra gli agenti c'è anche il sindaco. Mercoledì sera, in via Fratelli Bandiera, area rossa della città urbana della terraferma veneziana, Luigi Brugnaro era in strada con le pattuglie. Dopo Marghera, interventi a Mestre in Castellana. Signor sindaco, qui in via Fratelli Bandiera per che cosa? Un'area difficile della città? No, stiamo facendo posti di blocco, li facciamo spesso, volanti, adesso stiamo smobilitando questo, andiamo da un'altra parte, e così non diamo punti di riferimento, noi stiamo controllando il territorio. Stasera abbiamo sequestrato un furgone e viene confiscato di fatto una persona che aveva un tasso alcolico tre volte tanto il dovuto, un cittadino di nazionalità ucraina, e gli abbiamo di fatto confiscato il furgone. Cioè, questo lo dico alle persone, non mettetevi alla guida è stato ubriachezza, tantomeno girare qua per Marghera o per Mestre, perché noi lavoriamo sempre. Questa è una via calda del territorio, che situazione c'è secondo lei tra sicurezza percepita e sicurezza reale? Beh, intanto questa sera abbiamo fatto perdere un po' di lavoro a qualcuno che magari pensava di lavorare meglio, insomma adesso ci spostiamo, andiamo in Castellana, continuiamo a lavorare, io non so la percepita, bisogna chiedere ai cittadini, io penso che dobbiamo continuare a migliorare e continuare a lavorare sempre di più. Non c'è fine, c'è ancora molto da fare e continueremo a farlo. Facciamo il nostro, insomma, giudicheranno i cittadini e le persone se stiamo migliorando o meno. Noi facciamo veramente l'impossibile e continueremo a farlo. Vi risulta che lo spaccio da via San Michele di Mestre si sia spostato qui in alcune zone di Marghera? Ma sa, è come i colombi, ci spostano, speriamo che sia lontana anche, insomma, un po' di roba sicuramente è data via. Abbiamo fatto un buon lavoro, adesso bisogna continuare, bisogna ringraziare il prefetto, questore, comandanti carabinieri, comandanti guardia di finanza, cioè la locale qui, i comandanti, ci stiamo insomma impegnando perché la gente veda che stanno pagando le tasse per qualcosa, insomma ecco. È un dovere, punto, non c'è nessun tipo di altra dichiarazione che non sia legata solo al lavoro e all'impegno che ci stiamo mettendo. Voglio che le donne, le persone, le famiglie, i bambini, i ragazzi, cioè si sentano sicuri, per cui importante è anche il percepito, non solo quanto è sicuro o meno la città. Ed sulla sicurezza non si è mai finito di investire, continueremo a investire molto e lo faremo e faremo sempre di più.